Giovedì 26 febbraio, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza ed Emanuela Corsi, buongiorno. Per cominciare la settimana vi offriamo delle immagini spettacolari che ora vedrete fra qualche istante, sono, eccole qua, sono immagini fresche fresche, era da un pochino che non si vedeva l'Etna così innevato. La nostra Emanuela questa mattina ci ha offerto queste spettacolari immagini, completamente pieno, non c'è un tratto dell'Etna che non sia colmo di neve, era da un sacco che non si vedeva così. Bellissimo, rientriamo in studio e vi preannunciamo quello che vedrete tra poco. Parleremo dell'arrivo del risarcimento per alcuni mutui, cercheremo di capire quali mutui, poi vedremo anche delle recenti esplosioni solari e cercheremo di capire se ci sono delle conseguenze anche per noi, diciamolo subito, no. E poi ancora ci faremo due risate durante la vostra prima colazione con Totino, ma intanto cominciamo con le vicende di cronaca nera. Purtroppo un parte insanguinato a Mascalucia, un uomo di 43 anni è stato ucciso dal suocero durante il compleanno della figlia, è stato accoltellato a morte nel corso di una rissa per dissidi familiari. Il sindaco di Mascalucia ha detto: qui ci conosciamo tutti, la nostra comunità è sconvolta, vediamo. Quel 18° compleanno lo aspettava da tempo. Di certo non si aspettava che la festa, la sua festa, si trasformasse in tragedia, con il padre ucciso da una coltellata all'addome del nonno, 60enne, in stato di fermo per omicidio. È successo tutto in una villetta di via Pablo Picasso a Mascalucia, dove Vincenzo Rizzotto, 43 anni, figlio dell'ex comandante della Polizia Municipale di Mascalucia, si era presentato per partecipare al compleanno della figlia. Durante la serata sarebbero però emersi vecchi rancori familiari, ruggini e contrasti. Mai messi da parte neanche in un giorno di festa. Il 60enne avrebbe visto litigare il genero con la figlia nel cortile dell'edificio, circostanza che lo avrebbe indotto ad armarsi di un coltello da sub con lama di 27 centimetri e ad intervenire nella discussione degenerata nell'omicidio. Il 42enne, dopo alcuni passi, si è infatti accasciato per terra. Nicolosi è stato fermato all'interno del bagno, apparentemente in stato confusionale. Il coltello è stato recuperato nel lavabo della cucina. Rizzotto, che ha perso molto sangue, è morto durante il trasferimento al Policlinico di Catania. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Mascalucia e Gravina di Catania. Sotto shock la comunità di Mascalucia, portavoce della tragedia, il sindaco Vincenzo Magra. In una comunità come la nostra, bene o male, ci si conosce tutti e mi dispiace veramente apprendere che si sia arrivati a questo punto, insomma, addirittura con un omicidio, con un fatto così grave, inquietante, che ci tocca tutti come comunità, me in primis come primo cittadino che oggi qui la rappresento, e questi sono fatti che mi auguro non abbiano mai più ad accadere né qui né altrove, perché lasciano essere fatti e verranno sconcertati. Nella villetta di via Picasso, sotto una pioggia battente, incessanti anche le visite di familiari e conoscenti. Per loro poca voglia di parlare e tanto dolore. Da un omicidio all'altro, da Mascalucia ad Agrigento, forse il pagamento di un'auto con assegni scoperti potrebbe essere all'origine dell'omicidio del 38enne di Palma di Montechiaro in una concessionaria appunto di automobili al villaggio Mosè. I quattro di Palma di Montechiaro, giunti il pomeriggio di venerdì scorso ad Agrigento, al villaggio Mosè, alla concessionaria d'automobili di Lillo Zambuto, avrebbero dovuto discutere della vendita di un'automobile che gli sarebbe stata pagata con assegni scoperti firmati dallo stesso Zambuto. Il confronto è degenerato in colluttazione. E un colpo di pistola ha ferito gravemente all'addome Roberto Di Falco, 38 anni, di Palma di Montechiaro, morto poi in ospedale. I tre palmesi sono stati trasferiti in carcere al Pasquale di Lorenzo in attesa dell'udienza di convalida del fermo imposto dal pubblico ministero Gaspare Bentivegna per il pericolo di fuga e di reiterazione del reato. Si tratta del fratello della vittima, Angelo Di Falco, e di altre due persone, Calogero Zarbo, 41 anni, e Domenico Avanzato, 40 anni. Ecco come si sono concluse le prime indagini della squadra mobile coordinate dal procuratore Giovanni Di Leo. Sono ancora in corso interrogatori tra testimoni e altri commercianti di automobili gravitanti tra Agrigento e Palma di Montechiaro. Alcuni riscontri sarebbero contenuti nelle registrazioni video delle telecamere di sorveglianza nella zona. La scientifica, non appena giunta nel piazzale della concessionaria, ha repertato e sequestrato il bossolo dell'unico colpo di pistola esploso. L'arma è ancora un fantasma.
traffico illegale di farmaci e di produttori clandestini alimenta un mercato nero milionario che tocca anche la Sicilia. Ma i medici avvertono, attenzione, è un reato e mette anche naturalmente a repentaglio la salute. Allora, proviamo a scrivere il nome di un antibiotico senza ricetta. Ecco. Qui per esempio dice ordina online senza ricetta. Proviamo a cliccare e si apre questa pagina e vediamo che l'Augmentin costa 1,57 € a pillola. Vediamo anche i farmaci per la disfunzione erettile e qui c'è la famosa pillola blu che costa 2,24 € a pillola. Un giro d'affari milionario che colpisce anche la Sicilia è il pharmacrime, cioè la contraffazione, il furto e il traffico illecito di farmaci, soprattutto sul web. Un mondo sommerso al quale il quotidiano La Sicilia ha dedicato un'inchiesta. Tra i farmaci più acquistati sotto banco ci sono gli antibiotici e gli antinfiammatori, ma anche gli anabolizzanti che aumentano le prestazioni sportive e le famose pillole blu che aumentano le prestazioni sessuali. Tutte categorie per le quali è necessaria la prescrizione medica. Sono in genere farmaci, come li chiamiamo noi, del lifestyle, cioè dello stile di vita, che vengono utilizzati acquistandoli presso siti web illegali proprio per motivi non legati ad una patologia specifica. Ma sul mercato nero finiscono soprattutto farmaci molto costosi che vengono rubati. Recentemente dall'ospedale Garibaldi sono state sottratte medicine destinate alle terapie oncologiche per un valore di 400.000 euro. I furti avvengono soprattutto per farmaci ad alto costo. Allora è stato ipotizzato che questi farmaci trovino poi un mercato nell'est dell'Europa oppure nei paesi arabi. Ma quali sono i rischi? Chi compra farmaci presso siti web illegali compie un reato sostanzialmente, oltre che mettere a repentaglio la propria salute perché questi farmaci non sono controllati. Oh, adesso è il momento della rassegna stampa regionale con la nostra Emanuela Corsi. Sì, partiamo dalla Sicilia di oggi, Michele, e allora vediamo quali sono le principali notizie. Intanto, parenti serpenti, a proposito dell'omicidio avvenuto a Mascalucia, la tragedia al party di compleanno, il papà della festeggiata ucciso dal suocero intervenuto a difesa di figlia e nipote. La lunga scia poi di delitti nelle mura di casa all'interno della Sicilia di oggi, che tra poco vedremo. E poi dall'altro lato c'è invece il governo Colle, lo scontro, ora il grande gelo, il richiamo di Mattarella, la maggioranza è in forte imbarazzo dopo la bacchettata del Presidente della Repubblica sulle manganellate agli studenti. Ancora vediamo le richieste, l'opposizione chiede codici identificativi sui caschi della polizia. Quindi una polemica che continua, diciamo, ad andare avanti. Poi, per quanto riguarda invece la politica siciliana, Fratelli d'Italia, epicentro catanese del potere alle europee, un derby sotto l'Etna e vedremo la mappa dei meloniani in Sicilia in vista delle prossime europee, chi si candiderà e con chi. Poi Ponte, Ciucci ribadisce cantieri entro l'estate, si va avanti comunque. Comunque, queste sono le parole dell'amministratore delegato della Stretto di Messina. Ricordiamo che ieri era l'anniversario di Cutro, una marcia sotto la pioggia per non dimenticare questa tragedia. Ancora vediamo in alto alcune notizie che vengono richiamate in prima pagina. Prostitute su strada, controlli in questo fine settimana a Catania e sempre a Catania. È stata nuovamente sequestrata la stalla che era stata sequestrata qualche giorno fa, ma sono stati rotti i sigilli, se ne sono accorte fortunatamente le forze dell'ordine, quindi dopo sequestro in neanche 48 ore. Ad Acireale due fratelli gemelli sono stati beccati con la cocaina, mentre a Letojanni un'auto va fuori strada sulla A18, feriti 5 ragazzi. Queste tutte le principali notizie in prima pagina, ma andiamo a vedere qualche approfondimento. Chiaramente in primo piano c'è questo omicidio che si è sviluppato all'interno di un gruppo familiare. Parti per il 18esimo, finisce nel sangue papà della ragazza colpito dal suocero. Siamo a Mascalucia, nel catanese. Il nonno della festeggiata si arma vedendo figlia e nipote che lì
litigano con il proprio genero, proprio all'interno, una situazione familiare anche abbastanza turbolenta questa, che è culminata con questo omicidio. E poi dalla prima pagina c'è quest'altro articolo: società violenta, agire e non restare indifferenti. Ma dicevamo che la Sicilia oggi parla di altre vicende familiari che sono finite con morti o con accoltellamenti. Per esempio questa: non siamo in Sicilia ma siamo a due ville in provincia di Vicenza, accoltellato in casa dal fidanzato della sorella. Questo avviene durante una colazione. E poi ancora: a Cagliari strangola la madre, mi aveva aggredito e mi sono difeso. Quindi anche famiglie qui violente. Famiglie violente, le liti in quella casa a San Gavino, nel sud della Sardegna, erano una costante, così come pare che fossero una costante in questa famiglia di Mascalucia, dove c'è questo approfondimento sempre sulla Sicilia. Due famiglie straziate, forse si poteva fare di più. A Massa Annunziata, altro shock dopo il figlicidio di Elena, perché la Sicilia ricorda un altro caso che ha scosso la comunità, cioè quella madre, che molto giovane tra l'altro, che ha ucciso la propria figlioletta, ed è avvenuto sempre nello stesso comune del Catanese. Qui vediamo la villetta dove si è consumato il delitto, in via Pablo Picasso a Mascalucia, dove sabato sera si stava festeggiando appunto il compleanno di questa ragazza che festeggiava i suoi 18 anni, che è la figlia appunto della vittima Enzo Rizzotto, che al culmine di una lite è stato accoltellato mortalmente dal suocero Giovanni Nicolosi. E qui vediamo il sindaco nel ritaglio del comune etneo, Vincenzo Magra, anche lui è intervenuto rispetto a questa tragedia che ha colpito la sua comunità. E poi sempre sulla Sicilia, restiamo a pagina 3, si ritorna a parlare del caso Basso, questo giallo dietro l'arresto della nipote di Maria Basso, ecco, Asiago, Aci Castello, solo andata, l'ultimo viaggio di Maria. Chi è Maria Basso? L'ex funzionaria della Farnesina, morta in una casa di riposo del Catanese, dopo che la pronipote di fretta e furia l'ha portata via da questa struttura vicentina, l'ha portata qui, e la signora è morta dopo poco. Secondo, andiamo a leggere in questo articolo, nella struttura appunto che proprio in questa struttura dove la pronipote l'ha portata, come descritto nell'ordinanza del GIP Sebastiano Di Stefano, la pronipote ha fatto firmare ben due testamenti alla Basso con testimoni il marito e un avvocato. Il primo, che dipinge come erede universale la madre, e poi c'è il secondo, dopo qualche giorno, dove invece l'unica erede è se stessa. Per il giudice, l'indagata aveva il progetto di procurarsi l'intero patrimonio, quindi insomma anche gli investigatori sembrano non avere dubbi sul movente di questo delitto. Andiamo a vedere anche la prima pagina invece della provincia di Catania. In primo piano ci sono le piste ciclabili, perché ci sono nuovi progetti, quindi presto nuovi tratti. Si guarda pure alla realizzazione della Picanello Corso Italia, mentre procedono gli interventi in via Domenico Tempio, quindi la pista ciclabile che porterà fino alla Playa. Avviati i lavori che permetteranno il collegamento tra la stazione Cibali di Ferrovie dello Stato e la Cittadella. E poi vediamo quest'altra notizia che abbiamo trovato anche in prima pagina: giro di vite contro la prostituzione su strada. Siamo sempre a Catania, la polizia presidia alcune aree del centro cittadino, identificate 4 bulgare e un cliente. C'è un'altra notizia che vediamo qui: a Catania, all'Help Center, nasce un ambulatorio per le malattie di base, struttura aperta ai fragili che non possono accedere ai servizi sanitari. E vediamo in questa foto all'inaugurazione anche Monsignor Renna. Cambiamo quotidiano, andiamo a vedere adesso la Gazzetta del Sud. In primo piano c'è ancora la siccità in Sicilia con i suoi numeri tragici. Il nuovo report dell'autorità di bacino regionale conferma le cifre dello stato di calamità. Le dighe dell'isola hanno perso in media il 23% di acqua rispetto al 2023. Questo è il risultato.
Poi in alto vediamo auto si ribalta sulla 18, sedicenne in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto alle 5 di ieri mattina. 5 giovani del Messinese sono rimasti feriti. Siamo nella zona di Letojanni. E poi anche qui vediamo il richiamo alla notizia di Mascalucia. Una ragazza festeggia i 18 anni, il padre ucciso dal nonno materno. Vediamo altre notizie. Restiamo sui fatti regionali, muore dopo 2 mesi l'operaio di 51 anni caduto dal ponteggio. Non ce l'ha fatta Nino Spanò, era in coma al Policlinico di Messina, il 21 dicembre dello scorso anno era caduto da un'impalcatura. Quindi è l'ennesima vittima che si aggiunge purtroppo alla lunga lista di morti sul lavoro, lo vediamo a pagina 10, ecco la notizia. Non ce l'ha fatta Nino Spanò, che a Montagna Reale precipitò e batté il capo da circa 3 metri di altezza. Appunto il titolo: morto l'operaio di Oliveri caduto dal ponteggio. L'intera comunità del Borgo Tirrenico si è stretta attorno alla famiglia dello stimato lavoratore. Ancora in questa pagina invece vediamo la notizia appunto della festa che finisce in un lago di sangue. Tra suocero e genero c'erano stati screzi e i rapporti non erano sereni. Da gioia a tragedia, al 18° compleanno di una ragazza di Mascalucia, il padre è stato ucciso con un coltello da sub dopo una lite. Vediamo ancora altre notizie sulla Gazzetta del Sud, ecco questa che troviamo in apertura: rispetto al 2023, meno 23% di acqua nelle dighe dell'isola, dati drammatici che vengono rilevati appunto nell'ultimo report dell'autorità regionale. Non basta una giornata di pioggia, perché in tanti ieri hanno gioito rispetto al brutto tempo, finalmente la grave situazione della siccità purtroppo viene confermata dai numeri. E poi i trattori che sono in azione, la protesta continua in tutte le province. C'è Coldiretti che ritiene insufficienti le misure del governo. Tra oggi e domani molte iniziative interesseranno ancora una volta il territorio delle Madonie e del Belice. Vediamo il giornale di Sicilia di oggi. Ecco qui l'apertura: cala il gelo tra governo e Colle. Le critiche di Mattarella contro le manganellate ai manifestanti di Pisa creano imbarazzo nel centrodestra. Salvini non possa accettare la messa all'indice della nostra polizia. Un caso politico, la presa di posizione del capo dello Stato. Piantedosi promette verifiche. Schlein contro Meloni smetta di nascondersi. Questo tema lo vedremo meglio tra poco nella stampa nazionale. Intanto vediamo in alto i cortei dei trattori. Ancora i trattori tornano a marciare verso Bruxelles, ma come vedevamo prima anche nell'isola si continua a manifestare. Al via entro l'estate i lavori per il ponte, le parole di Ciucci. E ancora vediamo questa notizia che riguarda le auto elettriche nel taglio basso. Ecco, gli aiuti dalla regione, i bonus sono per pochi, perché il bando prevede 5.000 euro per l'acquisto di un'auto elettrica, però sono stati stanziati in tutto appena 94.000 euro, quindi insufficienti ovviamente rispetto a quelle che saranno poi probabilmente le domande. La lite alla festa, poi le coltellate, l'omicidio shock a Mascalucia. E ancora ad Agrigento, delitto di Falco, si cerca la pistola, qualcuno l'ha fatta sparire per evitare guai. Oggi ci sono gli interrogatori dei 3 palmesi arrestati appunto in questa vicenda, dove si cerca di fare ancora luce. Ci fermiamo qui per la rassegna stampa regionale con Emanuela, torneremo tra pochissimo per quella nazionale. State con noi, buongiorno Sicilia. C'è una notizia di cronaca di pochi minuti fa, siamo a Catania, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 39 anni che, guardate, che aggredisce, ecco, tentata rapina aggravata. Naturalmente le immagini vengono un po' pixellate, coperte per non fare vedere esattamente i dettagli. L'aggressore ha colpito alla nuca la vittima con una pietra, ecco, e poi è fuggito. Siamo in via Don Luigi Sturzo, eccolo in fuga, vedete? È fuggito, poi l'uomo, la vittima è caduta a terra, è stato preso a calci e pugni, gli ha rubato lo zaino, l'avete visto, qualche spicciolo. Poi le telecamere hanno, ecco, rivediamo qui l'immagine, sia pure
semplicemente all'inizio, le telecamere hanno permesso di individuare l'aggressore, che è stato fermato e arrestato in meno di 24 ore e poi rimesso in carcere in Piazza Lanza. Quindi una rapina a Catania con una violenta aggressione nei confronti di una persona in via Don Luigi Sturzo. Adesso prego Emanuela, facciamo la rassegna stampa dei quotidiani nazionali. Sì, partiamo dalla prima pagina di Repubblica. Non si arresta la polemica, appunto, dopo gli scontri in piazza tra polizia e manifestanti, e leggiamo: in piazza contro i manganelli. Dopo le violenze di Pisa, gli studenti davanti al Viminale per chiedere le dimissioni di Piantedosi. Mattarella si fa sentire anche con Meloni, e poi parla Zagrebelsky, clima di repressione e con il premierato sarà peggio, necessario mobilitarsi per la libertà di manifestare. E poi c'è l'altra notizia: oggi la Sardegna ha votato, affluenza stabile, ma Todde può sperare. Qui vediamo la foto di questa manifestazione di ieri degli studenti contro le manganellate della polizia a Pisa. Contro le manganellate, leggiamo, contro le vostre manganellate, Piantedosi, dimettiti. Ecco, con Pisa, Firenze e Catania, i luoghi dove sono avvenuti gli scontri. Ancora altre notizie: lo studio del Parlamento europeo, l'Europa più unita vale 3.000 miliardi da investire. Vediamo ancora dall'estero: la destra degli Stati Uniti è il sogno proibito di un hub in Italia. Nel taglio basso invece il rugby, il torneo delle sei nazioni, azzurri a un palo dalla storia, pari con la Francia. In Serie A invece Inter inarrestabile, la Juve resta a meno 9, il Milan scivola a meno 13. Ma andiamo a vedere la notizia di oggi in primo piano su Repubblica: lo scontro sulle piazze davanti al Viminale contro i manganelli. C'è questo appello, si chiedono le dimissioni del ministro dell'interno Piantedosi, al presidio pacifico degli studenti. Dopo le violenze di Pisa si uniscono le forze dell'opposizione. Conte, il dissenso non è tollerato. Schlein, che si trovava a Cutro, la Premier venga a riferire in aula. E qui vediamo invece le due fotogrammi proprio di quello che è accaduto: le cariche della polizia manganellate contro gli studenti che manifestavano appunto a Pisa. Il retroscena: dopo le cariche Mattarella chiama Giorgia Meloni, l'allarme del Conte. Ecco, questo non si sapeva, cioè che il Presidente della Repubblica avesse chiamato la Premier. Questa è una notizia che da Repubblica. Sì. Si sapeva che aveva chiamato Piantedosi invece. Sì, c'era stato un richiamo, ma a quanto pare anche una telefonata adesso a Giorgia Meloni. Ma Salvini risponde per le rime: è un delinquente chi picchia gli agenti. Questa è la risposta e la posizione della Lega. Ma poi ci sono anche le parole del costituzionalista Zagrebelsky, che dice: così iniziano i regimi, con il premierato sarà anche peggio. La Costituzione tutela il diritto a manifestare senza autorizzazioni, il governo la ignora, ci si mobiliti contro involuzioni autoritarie. Intimidazione agli studenti e repressione per ora tiepida, nella loro democrazia del vincitore lo strumento è proprio il manganello. Queste sono le parole dell'ex presidente della Consulta. E a proposito di premierato, ecco, vediamo sulla Stampa c'è questa analisi: perché il premierato, se ci fosse il premierato, avrebbe silenziato il Quirinale rispetto a una vicenda come questa. Leggiamo: è il primo a saperlo proprio Sergio Mattarella, che quel succinto condiviso richiamo telefonico al ministro dell'interno sulla condotta violenta della polizia contro i ragazzi a Pisa non l'avrebbe mai potuto fare in regime di premierato diretto. E poi si analizza sempre il ruolo di Mattarella, i tre stop del presidente, un arbitro insostituibile. Perché il 16 febbraio ha rotto gli indugi della politica italiana sulla morte di Navalny, il 23 ha biasimato la intollerabile serie di manifestazioni di violenza che connotano il confronto politico, e il 24 infine ha spiegato che i manganelli usati contro i ragazzi sono un fallimento. Questi i tre interventi incisivi di Mattarella.
Ma vediamo qual è l'apertura di oggi sulla stampa. Manganelli contro governo con piante dosi. La nota di Mattarella diffusa dopo una telefonata con Meloni, i timori del Colle per il G7 in Italia, giovani di nuovo in piazza, foto, solidarietà con gli agenti, Salvini, la polizia non è un corpo di torturatori. E poi si parla anche delle elezioni in Sardegna, la Premier e la posta in gioco in Sardegna. Ancora altre notizie, la Premier che appunto ha presieduto il G7 in Ucraina, ci sono le parole di Zelensky che dice Giorgia è con noi ma in Italia però ci sono troppi pro Putin. Questa era la prima pagina della stampa. Andiamo a vedere all'interno un approfondimento che riguarda una ferita ancora aperta. Il governo dimentica Cutro. Commemorazione sulla spiaggia a un anno dalla strage. I morti furono 94. Ali non aveva neanche un anno. L'esecutivo assente. I parenti delle vittime dicono la Premier mantenga la parola sui ricongiungimenti familiari. Noi vediamo qui le foto che dell'anno scorso, appunto quando è avvenuta questa tragedia del mare. C'era Elie Schlein all'anniversario che depone una corona di fiori sulla spiaggia appunto della tragedia e dice lottiamo perché ci sia una giustizia su ricongiungimenti familiari e corridoi umanitari. Abbiamo trovato una comunità che si sente abbandonata, impegni non assolti. E poi c'è anche l'intervento di Don Luigi Ciotti che dice le promesse dell'Europa naufragate con i migranti sono andati alla deriva i principi stessi di libertà, dignità e giustizia. Oggi ignoriamo ancora se quelle persone si sarebbero potute salvare. Queste sono le parole di Don Ciotti. Bisogna cambiare le leggi e punire non i disperati ma chi se ne approfitta, prosegue. Intanto vediamo le tappe di questo naufragio. Il barcone va a picco nella notte tra il 25 e il 26 febbraio del 2023. C'erano a bordo 180 migranti, le vittime del disastro sono 94, di cui ricordiamo 34 bambini. Il governo si riunisce a Cutro. E poi per i superstiti, difficoltà burocratiche e mancati ricongiungimenti familiari. Tutto sembra essere stato dimenticato, ma ieri appunto questi moniti importanti. A proposito di migranti invece, andiamo negli Stati Uniti perché continua la corsa di Trump verso insomma, le prossime presidenziali. La lotta ai migranti, ecco, a quanto pare fa volare Trump, ma Haley, che è l'altra sfidante per appunto il ruolo di candidato dei repubblicani, non molla. Dietro al successo in South Carolina, la campagna anti-immigrazione, domani le primarie in Michigan, la sfidante Nikki resiste e dice vado avanti. 59,8% sono i voti presi da Donald Trump a queste primarie. Lo scarto, la differenza con la seconda che arriva al 39,5%. 20 punti di differenza, non pochi. Ma lei non ha intenzione di mollare, questa è diciamo la notizia. E poi invece andiamo alle nostre sfide elettorali, la sfida sarda. Oggi i risultati del voto sull'isola, l'affluenza alle urne tiene e fa sperare il centro-sinistra. Il centrodestra conta sullo sgambetto di Soru al PD, ma la Lega teme invece di scomparire. Qui vediamo i due sfidanti, Alessandra Todde, candidata del centro-sinistra, e Paolo Truzzo, candidato del centrodestra. A questo proposito voglio dire che sto cercando sulla rete di sapere in anteprima i risultati. Per il momento non c'è nulla se non il fatto che abbiamo sentito in tutti i telegiornali che l'affluenza è stata del 52,4 contro il 53 delle precedenti, ma per ora nessuna anticipazione
sui risultati, prego. Sì, infatti anche la stampa oggi ricorda appunto le percentuali di affluenza. Cambiamo giornale quotidiano, andiamo a vedere la prima pagina del Corriere della Sera, anche qui l'apertura, le cariche a Pisa, scatta l'inchiesta, verifiche su 15 agenti, le carte ai PM, Salvini difende la polizia e Schlein che chiede parli Meloni. Gli accertamenti affidati ai carabinieri, il ministro Lollobrigida mai represso il dissenso, no a qualsiasi violenza. E poi a centro pagina c'è questa storia di una donna vittima di stalking, la mia vita da incubo inseguita da uno stalker. Lei si chiama Isella Marzocchi, ha 52 anni ed è di Bologna, perseguitata da uno stalker che, pur condannato per le vessazioni, è sempre rimasto in libertà. Quindi lei vive un vero e proprio incubo, dice, condannato ma libero e incurante del braccialetto elettronico. Questa è la drammatica storia appunto di questa signora. Lo spray urticante da difesa sempre in borsetta e poco lontano un aggeggio con il GPS che suona se lui, lo stalker, si avvicina. Pazzesco, eh? Vivo un incubo, queste sono le sue parole, l'hanno condannato ma è libero, sto pensando di cambiare città, ogni volta che il GPS suona ho paura. Questo avviene a Bologna, mi pare, di aver capito. A Bologna. Voto in Sardegna, tiene l'affluenza per la sfida a 4, oggi il nome del governatore. Ci sono notizie? No, ancora no. Zelensky, i filo Putin sono troppi in Italia, queste le parole appunto del presidente ucraino, nuovo piano anti-russi. In Calabria questa storia che ha dell'incredibile, nel calice della messa c'è il veleno per un sacerdote che predica la legalità, bersaglio dell'intimidazione e Don Felice Palamara, un parroco antimafia. Il giornale di oggi, vediamo come riporta la notizia degli scontri. Chi manovra la piazza violenta? 1000 cortei in pochi mesi, ieri sit-in di estremisti sotto il Viminale, via all'inchiesta a Pisa, Salvini, gli agenti non torturano. E poi ci sono le parole di Armani, cosa c'entra Armani? Ieri ha chiuso le sfilate di moda a Milano e ha parlato della Meloni, ha detto ha gli attributi ma è piccolina, è un'espressione insomma. Beh, alla sua età se lo può permettere, esatto, può dire quello che vuole. Che ha fatto sorridere. Re Giorgio. Su Libero invece, poliziotti in ospedale, le botte che nessuno vede, da quando si è insediato il governo di centrodestra 196 agenti sono stati feriti durante i cortei, il doppio rispetto ai manifestanti. Come possono difendersi? Ecco, questa è. Ci fermiamo Libero qui, adesso diamo un'occhiata al tempo, vediamo se anche oggi è brutto, ma mi pare invece che ci sia il sole. E poi subito il primo ospite, state con noi, buongiorno Sicilia. Bentrovati da Clara Ventura di Trebimeteo. Nella giornata di lunedì il passaggio di una nuova perturbazione porterà fenomeni diffusi dapprima sulle regioni del nord-ovest e sulla Toscana. In secondo luogo coinvolgerà la Sardegna e le regioni del nord-est, Lazio, Alta Campania. Sul resto del territorio situazione tranquilla, come sulla Sicilia avremo dunque prevalenza di sole in un contesto stabile asciutto. Al più qualche nuvola si farà vedere in mattinata sul versante occidentale, dove sarà possibile anche qualche locale goccia di pioggia. Valori massimi diurni che localmente sfioreranno ancora i 17-18 gradi. Non cambia lo scenario meteorologico nemmeno nella giornata di martedì. Avremo ancora una giornata ampiamente soleggiata, stabile, asciutta, con cielo sereno al più parzialmente nuvoloso. Solo in serata sarà possibile qualche locale goccia di pioggia sul versante occidentale. Valori massimi diurni che si manterranno pressoché stazionari, localmente tenderanno anche a prendere qualche grado. Con questo è tutto, dettagli maggiori sulla nuova app di Trebimeteo. Posso dirti ciò che sento da tempo? Dimmi. Tutti i giorni su Antenna Sicilia alle 12.50 e 19.20 c'è chi la vuole cotta. Cotta. E
E Totino sarà con noi fra poco, è irresistibile questo promo. Diamo il benvenuto invece con molta serietà a Rosario Nigro, che è consigliere nazionale di Assoutenti. Parliamo di soldi, parliamo di mutui, parliamo di guai. Vediamo allora, se abbiamo capito bene. Per chi ha pagato un mutuo fra il 2005 e il 2008 potrebbe arrivare un risarcimento, questo grazie all'Euribor. Allora, è vero, e che cos'è l'Euribor? Buongiorno, grazie a tutti. Sì, effettivamente sembrerebbe così, uso il condizionale perché il principio di cautela è d'obbligo in questa maniera. Precisamente le date sono dal settembre 2005 al maggio del 2008. Chi ha stipulato un mutuo o comunque un contratto bancario, che può essere un leasing, che può essere un prestito, un finanziamento, può ottenere un risarcimento. Il contratto bancario deve essere indicizzato all'Euribor. Questo perché l'Euribor in quel lasso di tempo è stato dichiarato sostanzialmente nullo da una decisione già della Commissione Europea Antitrust nel 2013, e adesso recentemente la Corte di Cassazione, con una importantissima, devo dire, ordinanza, ha stabilito un principio di diritto molto netto in questo cos'è senso. Cos'è l'Euribor? Ci aiuti a capire questo. L'Euribor, cercando di non essere troppo tecnico, in sostanza è un tasso molto utilizzato nel mercato monetario internazionale, ed è il tasso che le primarie banche europee, potremmo dire, si scambiano la liquidità tra di loro. E come avviene la quotazione? La quotazione avviene tramite le banche europee, che comunicano questi dati, e poi viene fatta una media e si stabilisce. E ora la Cassazione ha detto non va bene tutto questo. Non va bene perché è una decisione in realtà che risale al 2013, come stavo accennando, della Commissione Europea Antitrust, la quale all'esito di un'indagine molto complessa ha irrogato una sanzione molto pesante nei confronti di quattro istituti bancari europei, fra cui, bisogna dirlo, non figurano banche italiane, irrogando una sanzione per oltre 1,7 miliardi di euro, perché ha accertato che in quel periodo, 2005-2008, c'è stato un accordo manipolativo. Manipolativo. Sì, manipolativo, e quindi questo ovviamente si riflette come una illecita concorrenza, certo, che è tutelata dal Trattato Istitutivo dell'Unione Europea e che a livello nazionale è tutelata con la legge 287. Dottor Nigro, parliamo di mutui a tasso variabile o a tasso fisso? Parliamo di mutui a tasso variabile, indicizzati a questo riferimento, all'Euribor per l'appunto. E allora a questo punto che può succedere? Ci saranno risarcimenti? A questo punto la Corte di Cassazione apre la strada anche alla via risarcitoria, perché ricordiamo che la legge 287 del 90 prevede che quando c'è una illiceità di questo genere, quando viene violata la concorrenza, il mutuatario, il consumatore, il cliente può ottenere il risarcimento. Risarcimento che è parametrato, possiamo dire, alla differenza tra il tasso di interesse che è stato stipulato tra la banca e il cliente e un tasso legale che viene denominato sostitutivo. Che viene ricalcalcolato da altri organismi, ovviamente. Non certo, più da può essere ricalcolato e deve essere ricalcolato, ed è un tasso legale che la legge in realtà fissa nelle ipotesi di nullità, se vogliamo dire di inefficacia o comunque di invalidità del contratto di mutuo, del contratto bancario di cui si sta discutendo. Allora, chi fosse interessato, immagino che ci sono molte persone interessate a questo, cosa può fare? Cosa deve fare? Si deve rivolgere a voi? Certamente Assoutenti, Associazione dei Consumatori Nazionali, ha già predisposto sul proprio sito internet un'apposita pagina che quindi mira. Che si digita? Scusi, la interrompo. Assoutenti, Associazione dei Consumatori Nazionale.it. Sul sito generale di Assoutenti Nazionale c'è una pagina dedicata, è stata predisposta per l'appunto, che raccoglie i mutui, comunque i contratti bancari di tutti i consumatori coinvolti in quel lasso di tempo. Rispetto ovviamente della normativa della privacy, verranno verificate le posizioni per vedere se e a quanto
e ammonta il risarcimento per, in loro favore. Ma a questo punto, ammettendo che io abbia fatto un mutuo e insomma, posso ottenere un risarcimento, chi mi ridà i soldi? Chi li versa? Dove devo andare? Il soggetto deputato, diciamo così, a risarcire il consumatore è la banca con cui ha stipulato il mutuo. E per avviare questo iter i consumatori si possono certamente rivolgere innanzitutto agli sportelli provinciali dell'Associazione dei Consumatori e avviare l'iter che si può. Quindi sempre attraverso voi, quindi in sostanza, attraverso altre associazioni? Ci sono ovviamente le associazioni dei consumatori, Assotenti chiaramente su questa battaglia è in prima fila. E quindi con i professionisti che collaborano con Assotenti è possibile ottenere questo risarcimento, quantomeno avviare l'iter per ottenere questo risarcimento. Ma dottor Nico, come si spiega che uno a un certo punto dopo un po' si accorge che i tassi non erano quelli giusti? Com'è possibile? Ovviamente al momento della stipula del contratto bancario difficilmente ci si può rendere conto di anomalie, anche perché poi sono state accertate ex post, in questo caso dalla Commissione europea antitrust, che ha accertato nel 2013 l'esistenza di questa condotta illecita. Il principio importante della Corte di Cassazione è che sostanzialmente stabilisce che anche il contratto a valle dell'Euribor che a monte è stato manipolato è viziato, perché se l'Euribor a monte è viziato lo è anche il contratto a valle. Quindi si può andare indietro nel tempo. Chiariamo bene per favore quali sono gli anni in cui, di cui stiamo parlando. Ecco, gli anni di cui stiamo parlando, per essere specifici, sono il settembre 2005, maggio 2008. Quindi tutti i contratti che sono stati stipulati in questo lasso di tempo o comunque che erano già in essere in questo periodo possono essere viziati o possono essere oggetto di questa contestazione. Ecco, ma naturalmente questo da lì in avanti poi, perché se è un contratto lungo, tutto quello che è seguito, cioè, i mutui solitamente sono molto lunghi, certo, perché il contratto di mutuo è un contratto unitario, chiaramente, quindi se io ho un mutuo ventennale o se ho un mutuo trentennale e quindi lo sto ancora pagando oppure ho finito di pagarlo, questo è importante. Poi sarà interessante sviscerare la questione sul dies a quo della prescrizione, cioè se ho ancora la possibilità di far valere questo diritto. La prescrizione ordinaria nel nostro ordinamento è decennale, quindi bisognerà poi lì capire se effettivamente si è ancora in termini per poter fare qualche cosa. Questo è importante, perché siamo nel 2024, ammettendo che io l'ho fatto nel 2005, sono quasi 20 anni e potrebbe essere già scaduto se era ventennale o quasi. Sicuramente andrà vagliato caso per caso, quindi per questo noi invitiamo i consumatori a farci avere i loro mutui, così potremo vedere effettivamente caso per caso se innanzitutto c'è la possibilità di ottenere ancora il risarcimento, se si è in termini e poi a quanto eventualmente ammonterà questo risarcimento. L'ultima cosa che le chiedo, dottor Nico, è questa: è un'anomalia che riguarda alcune regioni, la Sicilia è nazionale, cosa vuol dire? Senza dubbio è nazionale, anzi, ritornando all'ordinanza della Corte di Cassazione, è importante dire che le quattro banche che sono state sanzionate nel 2013 dalla Commissione europea sono banche europee, ma la Cassazione ha stabilito che i contratti di mutuo possono essere dichiarati nulli quanto al tasso di interesse, a prescindere dal fatto che la banca con cui io abbia stipulato quel mutuo o quel contratto bancario abbia partecipato o meno alla intesa dichiarata illecita. Quindi questo ovviamente amplia la platea in maniera molto importante. Cioè, anche se non l'ho fatto con quelle quattro, se ho capito bene, con quelle quattro banche, se le altre banche hanno aderito a questa, diciamo, intesa, come l'ha definita lei, anche per loro vale lo stesso. Sì, perché l'Euribor è quel tasso a cui poi, che rappresenta il parametro a cui poi viene applicato il tasso di interesse in concreto su quel mutuo che io ho stipulato con la banca per tutta l'Eurozona.
Molto molto interessante, come si suol dire. Allora, vi ricordo As Authentic Sicilia, cosa bisogna digitare per avere come minimo informazioni e poi sul sito www.asauthentic.it c'è subito la pagina in, nell'interfaccia grafica in sovrimpressione che certo. Parla dei mutui e in quella sezione si possono raccogliere già i dati inserendo il proprio nome e cognome e il mutuo, anche se si riesce ad allegarlo, che ci possa permettere a noi di verificare la situazione. Altrimenti gli utenti si possono rivolgere ai singoli sportelli provinciali della regione Sicilia, di Catania, di Messina, di Ragusa, Agrigento e così via, e ci penseremo noi poi a verificare la situazione. Beh, allora, buon lavoro e grazie. Grazie Rosario Nigro, consigliere nazionale Asso Utenti. Beh, immagino che sarete, ne avrete di... bombardati. Di... Sì. Sarà così? Prevedete questo? Sicuramente sì, perché la mole di mutui stipulati nel periodo in questione è molto elevata. Molto elevata. Grazie ancora. Breve pausa. Grazie. E poi parleremo d'altro. State con noi, buongiorno Sicilia. Grazie dottore. Grazie. Eccoci di nuovo insieme, siamo in diretta con Paolo Romano, che è ricercatore dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, INAF, responsabile del telescopio solare di Catania. Perché? Perché dobbiamo parlare di brillamenti. Cosa sono i brillamenti? I brillamenti sono delle esplosioni che avvengono nell'atmosfera solare e che producono vari effetti anche a cascata sul nostro ambiente circumterrestre, sulla nostra Terra. E ce ne sono stati di recente? E ce ne sono stati proprio la settimana scorsa, tre di classe X, i flare sono di varia classe a seconda della... E questa che classe è? Questa vediamo classe... un po', diciamo, guarda di là. Classe X, sì, qui vediamo le nostre immagini proprio acquisite dal nostro telescopio solare. E l'esplosione dov'è? Laggiù in alto a sinistra? In alto e a sinistra vediamo quella regione brillante, eccolo, che ha dato vita, eccolo, a questo flare. Dicevo, i flare sono di varia classe, e la classe X è la classe più energetica, ce ne sono stati tre in sequenza, una dietro l'altro, e questi hanno effetti, dicevamo, proprio sulla nostra Terra, sul nostro ambiente circumterrestre. E quest'altra invece? Quest'altra invece è un'eruzione di protuberanza, si vede una struttura sul bordo del Sole, in alto a sinistra, sì, che è stata anche questa catturata dalle nostre immagini del nostro osservatorio, che osserva il Sole ogni giorno. Tempo, ma scusi, meteo permettendo. Dovete avere dei filtri pazzeschi per guardare il Sole e vederlo così, che sembra un pianetino qualunque. Sì, sì, è chiaro che il Sole non va mai osservato a occhio nudo, ecco, questo, bravo, significa non vedere più nessuno, ma esatto, viene osservato abitualmente attraverso dei filtri. Di nuovo di qua, attraverso dei filtri, no, attraverso dei filtri che, come in questo caso, ci permettono di vedere soltanto uno strato, una condizione del plasma particolare. Allora, voi che siete specialisti avete subito notato questi brillamenti, queste esplosioni, e naturalmente noi che siamo, non capiamo niente di queste cose, affascinati però anche spaventati, che conseguenze ci possono essere? Sicuramente delle conseguenze proprio per il nostro sistema tecnologico con cui viviamo, telecomunicazioni che possono essere anche danneggiate, soprattutto i satelliti che operano nel nostro ambiente circumterrestre possono essere danneggiati da queste esplosioni, ma ormai esiste un campo che si chiama proprio meteo spaziale, che non, al cui interesse non è quello di prevedere se oggi piove o non piove, ma se sul Sole ci sono delle esplosioni che possono portare soprattutto danni ai satelliti che servono per le telecomunicazioni, quindi, in questo momento purtroppo anche all'attività militare, ma anche a tantissimi altri effetti sulla Terra. Adesso quello lì che era recente, se possiamo rivedere quell'immagine un momento, chiedo al dottor Romano, ecco questa qui? Questo è proprio il flare che è stato osservato la settimana scorsa, che è uno dei flare più energetici mai osservati, siamo in classe X6.3, significa un flare così energetico non è stato mai osservato dal 2017. Caspita, quindi, allora ricordiamo a chi si fosse messo in ascolto soltanto adesso, quello lì è il Sole. Quella è una porzione di Sole che stiamo guardando, soprattutto in questo momento stiamo guardando in corona, quindi nella parte più esterna dell'atmosfera solare. Queste particelle vengono espulse dal Sole, viaggiano nello spazio interplanetario, percorrono 150 milioni di chilometri e impattano sulla nostra Terra. 150 milioni di chilometri. Le faccio la domanda da ignorantone, sono esplosioni nucleari? No,
no, queste sono esplosioni dovute a un processo che si chiama riconnessione magnetica. La parola è grossa, ma in realtà è semplice. Però mi sento più tranquillo. In realtà spesso vengono paragonati come energia a milioni di bombe atomiche. Anche se questo esempio a me non piace moltissimo, perché certamente. Peggio non... ancora, peggio mi sento. Allora. Sì, sì. Però il processo non è nucleare, ma è dovuto al campo magnetico che c'è sul Sole e che interagisce poi anche col nostro campo magnetico. Che il c'è risultato, sulla Terra. Come diceva lei un attimo fa, tornando a parlare seriamente, è che si possono danneggiare i sistemi satellitari, e in questo periodo, se ho capito bene, è particolarmente grave se questo capita, perché purtroppo ci sono delle guerre in corso. Sì, esiste uno strato che è la ionosfera, che viene sfruttata per le triangolazioni, anche per la geolocalizzazione, anche per scopi militari, e questo può portare talvolta anche a errare il target da colpire, proprio perché queste scintillazioni che avvengono nella ionosfera producono dei disturbi al segnale che poi serve a localizzare il target, il in target, quel caso. Il bersaglio, no? Sì. Domanda ovvia, naturalmente, invece per la vita, per i cittadini comuni, normali, ci sono conseguenze? Non conseguenze disastrose, si spera. In realtà nel 1859 è stata un'esplosione quando allora non si utilizzavano cellulari e altri dispositivi, c'erano i telegrafi. In quel caso per circa 14 ore i telegrafi furono bloccati, interrotti nelle loro comunicazioni. Oggi con le telecomunicazioni che abbiamo a disposizione significherebbe interrompere l'uso del cellulare per un po' di giorni, forse questo potrebbe... Ma non è successo? No, no, grazie a Dio questo non è successo, anche perché in questo caso non c'è stata un'emissione di plasma nello spazio interplanetario, ma soltanto il brillamento, soltanto l'effetto di riscaldamento sull'atmosfera solare. Questo può solare. Dire qualcosa per la salute del Sole, oppure sono è fisiologico che capiti questo? No, questo ci indica proprio che stiamo andando verso un massimo dell'attività solare, che ci aspettiamo alla fine di questo 2024, quindi questo anno sarà percorso da una serie di esplosioni, e alcune di queste potrebbero avere appunto un impatto sulla nostra Terra. Dobbiamo monitorare proprio in questo ultimo anno l'attività solare con maggiore attenzione. Cassia, noi che dobbiamo fare? Non guardarle? Non guardarle direttamente, se non venendoci a trovare presso l'Osservatorio Astrofisico di Catania, dove prevediamo di fare delle iniziative aperte al pubblico proprio per dare la possibilità di osservare col proprio occhio al telescopio, ma dobbiamo monitorare l'attività, e questo è compito nostro, certo, dell'attività di ricerca. Parlava di, impariamo un po' di cose, sia certo, pure rapidamente, insomma, per quanto è possibile. Ha parlato di classe X, se non sbaglio. Esattamente. Cosa vuol dire? Cioè... Significa che stiamo emettendo un'energia che in termini di dettaglio significa 10 alla meno 4 watt per metro quadro. Un'energia. Aiuto. No panic. Significa un'energia che comunque corrisponde a quelle migliaia di bombe atomiche, ma che propagate nello spazio interplanetario fino a raggiungere la Terra poi non hanno degli effetti così disastrosi. Esistono varie classi, X, M e C sono le classi più energetiche, e proprio quelle di classe X che abbiamo visto la settimana scorsa sono stati molto interessanti. Facciamo un po' di fantascienza negativa, qualcuno potrebbe utilizzare questa roba a scopi... No, assolutamente no. Non c'abbiamo le... No, quello che dobbiamo fare è sfruttare l'energia che proviene dal Sole, che ci dà la vita, e che potrebbe anche essere sfruttata sempre meglio per avere delle fonti di energia rinnovabili e comunque... Quindi al di là del fatto che queste diciamo brillamenti possono danneggiare, speriamo di no, i sistemi satellitari, il resto possiamo vivere tranquilli. L'energia solare continua a essere, ci può fare ci bene. Ci dà vita sicuramente. Ne risentiamo, basti pensare che se tagliamo un albero millenario e guardiamo i dischi di accrescimento, quei cerchietti che si vedono nei tronchi degli certo. alberi, lì vediamo delle abbondanze chimiche che risentono dell'attività solare, cioè significa degli elementi chimici come ad esempio il carbonio 14, la cui andamento segue il ciclo solare, che è un ciclo di 11 anni, ogni 11 anni il Sole si sveglia da queste esplosioni e altre poi si riaddormenta. Ecco, in questi dischi di accrescimento alcuni botanici hanno trovato degli effetti proprio del Sole, quindi significa che il Sole ha effetti sulla nostra vita, ma non sicuramente degli effetti disastrosi. E i poveri alberi se ne accorgono?
accorgono quando avvengono queste esplosioni, senza un telescopio, ma se ne accorgono. Sì. E però possiamo stare tranquilli per altri 11 anni, se ho capito bene. Adesso nei prossimi, da dicembre di quest'anno più o meno ci aspettiamo il massimo, poi ci saranno 6 anni di declino e poi nuovamente un nuovo ciclo di totale 11 anni. Da qui a dicembre ci dobbiamo risentire, dottor Romano. Va bene, con piacere, ci aggiorneremo. Grazie davvero, a parte gli scherzi, complimenti per il vostro lavoro importantissimo. Grazie. E anche per le informazioni che noi, che non siamo addetti ai lavori, abbiamo acquisito. Allora adesso pausa, dopodiché ci sarà Totino. State con noi, buongiorno Sicilia. Sicilia e Totino, benvenuto. Salve a tutti, salve agli ascoltatori di Buongiorno. Come Sicilia? Stai? Bene, bene. Stai per partire? Ringraziando il buon Dio, bene, sì. Stiamo facendo questa esperienza bellissima su Rai 2, per cui stasera saremo... Raccontaci, Mad in Italy. Mad in Italy, sì. Di Mad che in si Italy tratta? Ci saremo stasera. Si tratta appunto di un contenitore di cabaret, dove ci sono cabarettisti di tutta Italia. Mad può indurre all'errore di made, fatto in Italia, invece no, Mad in quanto pazzo, se sei pazzo sei in quel programma, devi essere abbastanza devi essere pazzo. Pazzo, no, Toti e Di è una vita che siamo pazzi, per cui avevamo, tu dici perfettamente. Ne avevamo diritto, sì, ne avevamo diritto. E lì chi c'è? C'è Gigi Ross. Gigi Ross, la Gregoraci che appena mi ha visto è andata di testa. Sei innamorata? Assolutamente. Certo. Non è una, cosa è che mi prima. Porto appresso, io non ci posso fare niente. No, sono persone, tutte persone meravigliose. Abbiamo fatto questa durante le prove, abbiamo visto comunque bella, bella, un'esperienza bellissima. E c'è il maestro Palatresi che c'è Palatresi con la band, Stefano, che Palatresi è fantastico anche lui, insomma tutta la troupe è una cosa bellissima. Ma è vero che siete in 40? Sì, comici. Sì, non so quanti comici ci sono, non lo so neanche io. Noi saremo in seconda serata, che sai, tutto sommato andremo pubblico. Lì in seconda serata è meglio, perché all'inizio c'è il Grande Fratello, è la Ferilli, per cui magari... Quindi un traino notevolissimo. Senti, gli argomenti, qualcosa lo puoi anticipare? Sì, l'anticipiamo. Totti ed io parliamo un po' del nostro essere palermitani, cioè io dico che sono palermitano, lui lo contesta dicendo che ci sono due Palermo, la mia Palermo e la sua Palermo, e da lì poi svilupperemo, però non spoileriamo. No, per carità, tutto da vedere stasera. Invece da noi sei andata ecco, grande... Sì, la trasmissione della cucina sta andando benissimo, poi con Toti stiamo preparando la stagione invernale in teatro con l'ABC, saremo in giro con due lavori, uno è la cena dei cretini di Weber, perché hanno scelto noi, non l'ho capito, proprio questo titolo così, però va bene, ci sta pure bene. E pura coincidenza. E poi abbiamo messo in scena il film, quello di Totò e Peppino, La banda degli onesti, che si chiama, e dei due falsari, saremo in scena con questo in tutta la Sicilia. Non vi fermate più, bellissimo. No, vabbè, la nostra periodo. Età ancora abbiamo, capito, siamo giovani. Quanti anni sono che lavorate assieme? Tanti. Credo un anno che non abbiamo lavorato insieme, perché nasceva lui e arrivavo io. Okay. Cioè noi siamo cugini. Ah, ecco. Siamo in famiglia. Un anno di differenza, per cui da sempre. Senti, ma raccontaci di questa liaison con Desiree, che abbiamo visto questo promo. Te l'ho detto, la stessa cosa della Gregoraci, che Desiree. Non si può dire. No, ma ci prova, però a me. Cioè, è una bella donna, ma ha un difetto che a me mi allontano dalle donne, c'ha le doppie punte, mi dà fastidio, proprio terribile, terribile. Repelle. Sì, è un difetto della Gregoraci invece? Eh? Un difetto della Gregoraci? Che è troppo alto. Troppo poi alto. Si è messa pure i tacchi. No, comunque devo, ritornando sul discorso di Desiree, è meravigliosa, autoironica. È in gamba. Anche perché una bellissima intesa. Intesa, veramente, vede, veramente. Sì. Poi lei si prende, perché voglio dire che non c'è quasi niente di realmente preparato, c'è un soggetto su cui lavoriamo, ma poi quello che viene, viene. Sì. Come infatti lei è stata meravigliosa quando un giorno io le dissi, ho fatto una puntata sulle uova, le ho detto, è nata prima l'uovo o la gallina? E lei fa, non lo so, ci sono, la tua data di nascita dovresti conoscerla, faccio, no? E lei mi dice, beh, guardando te forse è nato prima l'uovo. Bravissima, La risposta per le rime. Comunque, mi raccomando, stasera su Rai 2 tutti a vedere Toti e Totino, così
Beh sì, assolutamente, non perde, assolutamente. Non senti, chi sono adesso parliamo di colleghi, quelli che ti piacciono e quelli che invece... Ma guarda, io ti devo dire sinceramente, ce ne sono molti del nord che non conosco, però quelli del sud, Ciro Giustiniani, Tommy Terrafino, questi, gli Arteteca, poi ci sono del nord, conoscevo solo Vincenzo Albano. Ah. Comunque c'è una pletora, credo, sì. di artisti tutti bravissimi. Sì. E sarete tutti lì in mezzo? Sì, 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 sì. È stata una bella esperienza. Sì. E stasera ci sarà il programma. Era da non perdere, vabbè. Invece vabbè. Teatro quando? Teatro iniziamo, debuttiamo ad Acibona Accorsi giorno 9 marzo. E a Catania saremo all'Angelo Musco dal 14 al 10 di aprile. Oh, 14-10 di aprile. Saremo lì proprio in pianta stabile al Musco. Fantastico. Senti, e Toti come sta? Toti sta benissimo. Ora questo arrivo mio così improvvisato che abbiamo fatto, sta improvvisata, è bellissima, per cui io ho mandato un messaggio, vai, ma lui... E che insomma, ancora non mi ha risposto, no, perché ho detto, io gliel'ho scritto in francese, sono attempolata a Buongiorno Sicilia. Come sei? Attempolata è lo schiaffo da noi. Attempolata? Da voi come si dice? Yangata a Catania, giusto? Da noi è attempolata. Sì, cioè, significa quando immediato a schiaffo, allora, io sono attempolata. Esatto, così, senza tante... Sì, esatto. Fantastico. Vabbè, per noi, una battutina per noi, come ci vedi, insomma, questa... Ma voi siete bellissimi, cioè, si dice che se ne parla in giro, sì. Quando entro nei bar e dico, ma l'hai visto? La prima cosa che ti dico, sì, sono bellissimi. Questo dico. Sì. Ma nei bar, proprio entri, ma l'hai visto? Ma l'hai visto? La chiacchiera da bar siamo noi. Grandioso. Grazie a tutti. Allora, in bocca al lupo per stasera. È una cosa, rimetteremo in pista la quarta edizione della nostra serie televisiva, quella della polizia. Stiamo già scrivendo la quarta. Scrivendo, speriamo di cominciare le riprese in estate, verso giugno così. In bocca al lupo. Grazie. Intanto ci vediamo stasera, poi ti continuiamo a vedere naturalmente da noi e poi dobbiamo andare a teatro a Catania. Sì, all'Angelo Musco. All'Angelo Musco, ma non lo faccio per fare pubblicità. No. Dovete venire, ma non... Perché abbiamo delle creature da campare. Cioè... Totino, grandioso, grazie per essere tornato da queste parti. Grazie della vostra ospitalità. Salutaci Toti, naturalmente. Ciao Toti, ti saluta Michele. Stasera vi apprezzeremo e ci divertiremo come i matti. Facciamo una breve pausa e ci vediamo l'almanacco. Le tarme rovinano i vostri vestiti? Provate il rimedio naturale delle nostre nonne. Un sacchettino di cotone con lavanda, chiodi di garofano, cannella e alloro. Mettetelo in armadi o cassetti e le tarme scapperanno. I vestiti saranno anche profumati. Se l'armadio è grande, fate più sacchettini. Sapete perché il cibo in aereo non vi piace? Non è colpa della cucina, ma dell'altitudine. A 10.000 metri l'aria è secca e poco pressurizzata e il rumore è forte. Questo fa calare il nostro gusto per il dolce e il salato. Lo dice uno studio tedesco. Vedere i sorci verdi è un'espressione che viene da un fatto storico del 1936. In quell'anno una squadra di piloti della Regia Aeronautica aveva come stemma tre topi verdi dipinti sui loro aerei trimotori. Questa squadra era molto brava e vinse molte gare e battaglie. Il regime fascista ne fece un simbolo di forza e di minaccia. Chi vedeva i sorci verdi quindi si trovava in grossi guai. E oggi si usa questo modo di dire per dire che si ha un problema difficile da superare o che si fa una sorpresa sgradevole a qualcuno. Bene, bene, inizio di settimana. Diamo subito un'occhiata alle stelle con il nostro esperto Marco Amato. Vediamo che tazzina oggi, quella argentata, ragazzi. Questo vale un patrimonio, hai visto sotto? C'è anche la zuccheriera lì, che c'è? Mamma mia, questo che bello! Compri il servizio buono. Compri il servizio buono, sì. Emanuela. E beh, visto che non è tutto oro quello che luccica, oggi mi sono dato l'argento. Ecco, meglio l'argento che non l'oro. Giusto. Esatto. Allora, che ci racconti oggi? Allora,
Beh, oggi volevo fare notare una curiosità zodiacale e anche farvi notare come gli astri funzionano se interrogati bene. Dunque, sotto i riflettori, non vorrei essere banale, non lo sarò da bravo Aquarium, ho messo Chiara Ferragni e i Ferragnez, ecco, la discussa presunta separazione peraltro tra i due. Ebbene, non chiaramente nel merito del fatto personale non vogliamo entrare, però Bilancia e Toro, due segni di Venere, quindi un po' una Kramer contro Kramer astrologicamente parlando, se proprio. Venere contro Venere, hai capito? Sia Toro che Bilancia sono entrambi segni di Venere, proprio perché i segni zodiacali hanno a che fare con piacevolezza, amore e benessere, il benessere materiale del Toro e il benessere un pochino più sociale della Bilancia. Sì. Ora, è l'aria Toro quella più fortemente offesa dai transiti zodiacali per un semplice motivo: è Urano, il pianeta dell'uragano, del cambiamento, il pianeta che rompe totalmente tutti gli schemi che si trova in Toro. Il transito di Urano in Toro non è così semplice, proprio perché è un pianeta totalmente incompatibile ai dettami del segno. Per fare un esempio breve, il Toro è il segno dei recinti, mentre Urano è un uragano, e come cantava la nostra cara Marcella Berla, non si può recingere l'aria in una sua canzone. Eh già. Ebbene, Battiato diceva Urano nelle ossa, mentre Urano nelle ossa. Avevo già la luna e Urano nel leone. Ah, Urano nel leone, non mi ricordavo niente. Urano nel leone è anch'esso poco compatibile, però è assolutamente... Geniale. Può dare dei risultati geniali per l'io. Qual è la cosa che però vi volevo fare notare? C'è anche Giove in Toro. Giove è un amplificatore invece, quindi si ha un bel dire che quando c'è Giove nel segno è l'anno del segno. Sì, ma c'è anche Urano. Quindi in quest'ultimo anno e mezzo il Toro ha avuto un'amplificazione degli imprevisti, e vi faccio notare sagacemente una cosa: Chiara Ferragni è del 7 maggio, come Barbara D'Urso, e il 28 aprile Toro e Ilari Blasi. Cosa ha accomunato queste tre donne nell'ultimo anno e mezzo? Una crisi. Sicuramente degli imprevisti, poco carini, ecco. Allora, ma tu li avevi previsti, tu li avevi previsti, li avevi visti nei segni? Sì, ne abbiamo anche parlato in tutti e tre i casi. Ah, bravo! Caspiterina, vedi, io non anche mi ricordavo. Anche se oggi, caro Michele e cara Emanuele, i complimenti vanno a una nostra collaboratrice, perché la sagacia di aver unito queste tre persone di cui avevo parlato, ma legarle insieme, è stata la nostra cara Lucrezia, con cui ho sempre il piacere di interfacciarmi quando mando gli oroscopi in redazione. Quindi grazie Lucrezia, sei stata attenta, brava, geniale, la mia allieva preferita ad Antenna Sicilia. È diventata ufficialmente la tua assistente, quindi Lucrezia, assolutamente sì, chiederemo anche a lei. Sono strafiero di collaborare sia con Lucrezia che con Edoardo, ma con tutti voi di Antenna Sicilia, perché l'astrologo è contentissimo di stare con voi. Bene, se c'è l'imprimatur va bene, allora sì. Allora, oggi luna piena in Vergine, una luna che ordina un po' tutte le faccende zodiacali, soprattutto per Toro, Vergine e Capricorno, quindi segni di terra oggi top. Cosa fanno gli altri? Ariete, Leone e Sagittario, il fuoco, buone notizie per l'Ariete per quello che riguarda le relazioni, mentre i Leone possono fare meglio i conti e spendere un po' di più per fare una cosa ancora più bella di quella che avevano in mente. Quindi, cara Manuela, vai. Ok, andrò. Sagittario, assolutamente un pochino più in difficoltà, perché la luna è di quadratura, quindi rallenta un po'.
Ottimo per i segni d'acqua, cancro e scorpione, proprio perché si riordinano gli accordi, si rivedono i termini ed sono assolutamente rassicurati e rassicuranti in termini sia lavorativi, professionali, economici che sentimentali. Opposizione chiaramente ai pesci, quindi i pesci oggi devono un po' latitare su delle cose che ancora non sono pronti ad affrontare del tutto, come i Vergine stesso, devono mettere in primo piano le esigenze degli altri e non le proprio oggi. Gli ultimi segni di aria, Gemelli, Bilancia e Scorpione. I Gemelli hanno inquadratura questo aspetto, quindi i Gemelli dovranno rivedere una serie di accordi e di relazioni. I Bilancia invece ce l'hanno proprio dietro, proprio perché quando un aspetto si forma nel segno zodiacale precedente assume un'aria psicologica da dodicesima casa, quindi i Bilancia oggi saranno particolarmente emotivi. Gli Acquario con la Vergine hanno una compatibilità zodiacale insospettabile, ovvero quella della scienza e della tecnica. Quindi, tendenzialmente, gli Acquario saranno molto più attenti e ordinati e persino disposti ad avere a che fare con problemi pratici, cosa che la loro aerea natura tende sempre a rifuggire. E detto questo, ragazzi, vi auguro una splendida giornata e un bell'inizio settimana. Altrettanto, altrettanto. Buon caffè, buon inizio di settimana, grazie. Nostro Marco Amato. Evviva! Emanuela, ci diamo un'occhiata ancora ai giornali? Che sì, dici? Vediamo qualcosa a proposito di spettacolo, anzi di piccolo schermo. Siamo sulla stampa di oggi, ecco, la TV che vince non si cambia. Ci sono delle trasmissioni, leggiamo, vince l'usato sicuro, quasi tutti i programmi delle generaliste sono figli della grande rivoluzione innescata negli anni Ottanta dalla concorrenza tra Rai e Mediaset e si moltiplicano le copie. Pensa che è la 70ª edizione della domenica sportiva, quindi credo che batta un mito tutti i programmi. Poi ci sono le 28 edizioni di Uomini e Donne, le 36 di Chi l'ha visto, le 36 anche di Striscia la notizia. Qui vedo l'Avenir, quindi andiamo sull'altra pagina. 38 anni di Domenica in e 22 invece dell'Eredità. Poi, visto che siamo su questa pagina, parliamo dei Kiss, la band, mezzo secolo di rock con il trucco, li vediamo, loro sono sempre stati iconici con questi trucchi, insomma, molto forti. E poi invece per quanto riguarda lo sport, il tennis, non c'è solo Sinner, ma adesso si parla di Jasmine Paolini, che ha vinto il torneo a Dubai e quindi si racconta: ho messo un mattoncino dopo l'altro, l'altezza faccio con quello che ho. Lei è un po' piccoletta, è circa 1,60 m. La tennista regina a Dubai si racconta: bagni di Lucca e Lodz sono i miei posti del cuore, in Polonia vive mia nonna, lì ho tanti ricordi, lo sport femminile è snobbato, è una questione culturale. Ha ragione, ma... e tanti complimenti. Sono anche le altre famose del tennis, insomma, ricordiamo, anche se se ne parla poco, Francesca Schiavone, poi c'è anche Sara Errani, Flavia Pennetta, Roberta Vinci, Silvia Farina, Raffaella Reggi, Jasmine Paolini oggi, appunto, e Sandra Cecchini, nomi famosi appunto del tennis femminile. Bene, benissimo, grazie Emanuela. E adesso, per concludere in bellezza, ricordiamo la canzone che ha fatto sognare milioni di italiani. Stiamo parlando di Giorgia e stiamo parlando di Sole ed Azzurro. La cantante romana aveva pubblicato questo singolo il 26 febbraio del 2001 e l'ha presentato per la prima volta dal vivo al Festival di Sanremo, dove si è classificata seconda dietro a Luce di Elisa. Questa canzone di Sole e di Azzurro, scritta da Zucchero, ha avuto un grande successo in Italia ma anche all'estero ed è stata utilizzata in Francia per uno spot della Barilla, si può dire, no? Barilla, sì. Quindi vi lasciamo all'ascolto di Sole e di Azzurro. Giorgia, vi auguriamo buon inizio di settimana, vi diamo appuntamento a domani.